Napoli Magazine. E io saluto subito, auguro il buon pomeriggio al collega del Roma, sicuramente colui che è l'anima delle pagine dei servizi sportivi del Roma, Salvatore Gajazza. Ciao Salvatore, buona settimana. Buona settimana a te, buon pomeriggio e forza Napoli. Mamma mia, quante belle cose che dovremo raccontare questa settimana. A partire una da settimana azzurra. Una settimana completamente azzurra. Però ecco, io subito ti faccio la domanda, ma scoccherà questa scintilla tra l'azzurro Italia e l'azzurro Napoli? Sembra quasi che non sia mai il momento, e chissà se domani, certo, finalmente. Certo, per quello che si è visto ieri sera alla stazione dove io ero presente, stamattina al campo di Quarto, credo che comunque le premesse sono buone per una grande accoglienza anche domani sera allo stadio. Certo, la gara è importante perché l'Italia, arrivando prima, potrebbe giocarsi la prima fascia e quindi partire come in pole position per quanto riguarda poi i sorteggi mondiali. Però sai, l'Armenia non è che attrae più di tanto il popolo napoletano. Certo, sicuramente ci sarà un bel colpo d'occhio. Prandelli stamattina ha apprezzato moltissimo, così come ieri sera, il boato, l'accoglienza, i cori per i suoi calciatori. Questo significa che Napoli sa rispondere, a dispetto di chi continua a dire che i napoletani con cori discriminatori, che i napoletani devono lavarsi col fuoco, che i napoletani hanno il colera. A dispetto di tutti, i napoletani hanno accolto tutta l'Italia e non solo Lorenzo Insigne, sempre con lo stesso calore. Senti, Salvatore, a proposito appunto della partita della nazionale, è stata preceduta da qualche polemica proprio per questo bel gesto che ha voluto fare la federazione, quindi la nazionale, nei confronti di questo simbolo della lotta alla camorra che è la squadra di Quarto. C'è stato questo, non so se è un misunderstanding, se è la solita uscita di testa di Mario Balotelli a proposito di questo gesto. Tu da che parte stai? Ma io sinceramente Balotelli lo reputo, per quello che è, un giovane e forte calciatore viziato che non vuole regole, è anarchico. Anche il gesto di ieri, dando una manata alla telecamera, no? Ti dimostra di Mediaset, ti dimostra che comunque proprio non riesce a maturare. Tu arrivi in una città dove il giorno dopo si fa una manifestazione contro la camorra, quindi contro la criminalità e quindi contro atti intimidatori da parte di chi delinque, e lo fai prima tu, naturalmente in maniera soft, nei confronti di un operatore della comunicazione che sta facendo il suo lavoro. E lui è così, bisogna prenderlo o lasciarlo. Credo che dal punto di vista sportivo non abbia eguali, dal punto di vista caratteriale io mi auguro che possa cambiare nel corso del tempo, altrimenti veramente rischia di gettare al vento un tesoro che è quello del calcio, che gli permette di guadagnare tantissimo, di stare sempre al centro dell'attenzione. Io da questo punto di vista, dall'altro punto di vista, credo che la manifestazione di stamattina sia riuscitissima. C'è stato una grande risposta da parte del popolo di Quarto, c'era tantissima gente nel campo e anche fuori. L'Italia accetta giustamente, le parole di Abete sono significative. Noi siamo la nazionale di tutto, di tutta l'Italia e non solo dell'Italia calcistica, e quindi certe situazioni che si vengono a creare, come quella che si è inventato il PM Antonello Ardituro con questa squadra contro l'illegalità, è stata una cosa voluta da parte della FIGC e mantenuta, visto che un anno fa Prandelli glielo promise a Diego Chiuzzi, alla fine è arrivata a Quarto, c'è stata tanta gente, spero che sia un segnale forte per chi vuole a dare una grossa mano nella lotta contro la criminalità. Ma noi adesso interessa, diciamo, più da vicino un altro tipo di lotta. Certo, noi siamo assolutamente contro la camorra, contro chi sta avvelenando la nostra terra e quant'altro, ma proprio perché non facciamo retorica e qui parliamo di calcio, parliamo
ovviamente di Roma-Napoli, Salvatore, perché se Italia-Armenia è quasi un incontro, insomma, più di rappresentanza che di sostanza, Roma-Napoli per adesso è la sfida a scudetto. E allora anche a te, la domanda che ho fatto prima pure a Roberto: di cosa deve aver paura il Napoli, di cosa deve aver paura la Roma? Io credo che il Napoli non debba avere paura di nessuno, sa il suo, la sua potenzialità, sa come ha un allenatore che sa come affrontare determinate sfide importanti, ci sono calciatori che l'hanno fatto più di una volta, e quindi poi Rafa, il tecnico spagnolo, ha dato 3 giorni di riposo alla vigilia, diciamo, della settimana prima della partita con la Roma. Mai ci saremmo aspettati da un tecnico italiano una cosa del genere. Lui ha portato un'innovazione anche in questo caso, perché vuole fare arrivare tutti i calciatori, quelli presenti, non quelli con le nazionali, a questo evento con la massima tranquillità e senza tensione, e credo che già da questo punto di vista sia ottimale. Poi per quanto riguarda i valori tecnici, loro sono forti, ma anche il Napoli può dire la sua. Io non credo che il Napoli commetterà gli stessi errori commessi all'Emirates contro l'Arsenal, l'ha detto lo stesso allenatore in un paio di interviste che ha fatto negli ultimi giorni, soprattutto quello dove parla ogni settimana con il The Independent, e credo che Napoli se la giocherà. Io credo che la Roma sarà avvantaggiata, perché comunque alcuni calciatori torneranno prima, Gervinho e qualche altro, mentre gli svizzeri torneranno solo mercoledì. Però io credo che se Napoli gioca da Napoli, così come ha dimostrato contro il Borussia Dortmund, potrà tranquillamente uscire indenne dall'Olimpico, perché io credo che anche un pareggio sarebbe un'ottima cosa per dare continuità all'imbattibilità in questo campionato del Napoli. Sicuramente. Per quanto riguarda invece la formazione, Salvatore, resta questo dubbio su Albiol. Le ultime da Castelvolturno? Ma io credo che ci sarà la squadra dei grandi eventi, io così l'ho chiamata, no? La formazione che di solito viene impiegata sempre contro il Milan, contro il Borussia, quando devi comunque vincere e convincere. Il dubbio, giustamente lo dicevi tu, Albiol. Credo che per il resto non ci siano altre situazioni. Inler e Berami a centrocampo, a meno che gli svizzeri non tornino stanchi. Non lo so se Maggio riuscirà a recuperare, anche se si è aggregato da una settimana al gruppo e quindi potrebbe essere titolare. Zuniga dall'altra parte, i due esterni, Callejon è intoccabile a destra, non lo so se ci sarà un ballottaggio tra Insigne e Mertens, e in attacco ci sarà, credo, il nostro Pipita Higuain, che ci è mancato troppo nelle ultime partite, soprattutto in quella di Londra, e quindi ci auguriamo che possa andare per tutto per il verso giusto in questo derby del sud, e che comunque ha dato uno scossone a tutto il campionato, dimostrando che si può vincere e si può far bene anche al sud, a prescindere dagli arbitraggi. 15:12, buon pomeriggio e buona settimana anche al nostro mastino del centrocampo, Oscar Magoni. Buon pomeriggio, Oscar. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, partiamo dalla nazionale. Oscar, che questa mattina ha fatto questa bella iniziativa, ha portato a termine una bella iniziativa. E tu che hai vissuto a Napoli per tanto tempo sai purtroppo anche quali sono i problemi che condannano questa terra e questa città quasi sempre alle prime pagine dei giornali per cose brutte, mentre tu hai potuto apprezzare, so quanto sei legato a Napoli, la bellezza della nostra terra. Bene, la nazionale questa mattina ha voluto rendere omaggio a questa piccola grande realtà del quarto. Io dicevo, anche questi gesti che possono sembrare così, insomma, retorici, banali, invece servono e come? No, naturalmente sì, io posso testimoniare che a Napoli ci sono tanti problemi, ma c'è anche una realtà molto bella, e questa di quarto è una di queste. Credo che la squadra nazionale sia importante, perché porta comunque quello che è i valori dello sport, che sono quelli della determinazione, della lealtà sportiva, della lealtà anche poi dei comportamenti corretti, e di conseguenza
che sia un bel riconoscimento a questa società che tanto sta facendo, anche se piccola, ma sicuramente ci sono i principi, ci sono i valori, e credo che per Napoli sia una bella cosa, una bella vetrina. Se lo merita Napoli, perché io ho vissuto lì tanti anni e ho saputo apprezzare le cose belle. Napoli vive purtroppo di molte dicerie. Faccio riferimento anche a quello che diceva Insigne, che ha dichiarato Insigne sul giornale, appunto, che se ne sentono tante quando si gioca con Napoli. È successo anche a me, sinceramente, ma non me la sono mai presa più di tanto, perché sapevo bene che a Napoli ci sono delle bellissime persone, e dunque non c'è motivo di scaldarsi più di tanto, di dare importanza a situazioni che non la meritano. E quindi, insomma, guardiamo avanti con fiducia e ottimismo per la vita di tutti i giorni. Ma come dobbiamo guardare a venerdì, Oscar? A venerdì, ma secondo me devo guardare con fiducia, è un bel evento, una bella partita. Non sono solite squadre, intanto sono solita Inter, solita Milan, solita Juventus, ma sono due squadre, diciamo, del centro-sud che giocano per il primato, e credo che sia questo già un punto abbastanza curioso e anomalo se guardiamo i campionati delle ultime stagioni. Per il Napoli in modo particolare, dopo gli anni della C, tornare su così prepotentemente e dover preparare partite di questo livello, credo che sia un grande motivo di soddisfazione, e anche l'opportunità di avere questa grande occasione difficile, perché la Roma è una squadra in questo momento forse la migliore, sia a livello fisico, a livello mentale, a livello tecnico-tattico, una squadra che sta vivendo un'esperienza incredibile, però secondo me c'è da approcciarsi molto bene, con grande fiducia. Senti Oscar, io anche a te voglio fare la stessa domanda che sto facendo a tutti gli ospiti di oggi. Il Napoli deve aver paura della Roma, e la Roma deve aver paura del Napoli? Se sì, di cosa rispettivamente? Beh, intanto l'aggettivo paura io credo che non sia abbinabile a questi due tipi di squadre, perché sono quelle grandi squadre, non hanno mai paura dell'avversario, ma sicuramente lo rispettano. Credo che le due squadre si rispettino molto, i due allenatori si rispettino molto e sanno la forza di ognuno e dunque dell'avversario, e ne terranno conto. Napoli deve temere questa forza adulto della Roma, che attacca con tanti uomini in grossissima velocità, grandi verticalizzazioni, grandissime accelerate, dunque questo sicuramente Napoli deve temere. E dal canto, se io fossi natore della Roma, temerei questo possesso palla schiaccante del Napoli, che a tratti è veramente diventa molto importante, e bisogna cercare di levare questo possesso palla con aggressività. Dunque credo che, leggendo tecnicamente la partita, io la vedrei un po' così. Un uomo che toglieresti alla Roma e un uomo che toglieresti al Napoli? Continuiamo a giocarla così. Beh, è sempre difficile toglierne un, però vabbè, direi Totti e Higuain. Che credi possono essere, insomma? Sì, sono gli uomini quelli più determinanti, quelli che alla fine è vero che ci vuole la squadra, è vero che ci vuole tutti i giocatori devono rendere al massimo, poi ci sono quei giocatori che sempre alla fine fanno un po' la differenza, e io vedo in questi due giocatori simbolo delle due squadre, sono due giocatori che poi alla fine sono capaci di spostare con la loro invenzione gli equilibri della partita stessa. E quindi occhio puntato su Totti e Higuain, ma proviamo a fare un po' la formazione. Non solo, ma se dobbiamo sceglierne proprio uno, direi questi. Questi due sicuramente. Proviamo a fare un po' la formazione del Napoli, Oscar, tenendo conto anche delle nazionali, tenendo conto che c'è questo punto interrogativo su Albiol e Maggio, diciamo, con tutti gli effettivi a disposizione, tu come te la giochi? Ma giocare semplicemente con i giocatori migliori che avrei a disposizione, dunque è messi nella posizione migliore dove possono rendere al massimo. Dunque adesso io non, sinceramente non so dirti se è meglio Maggio piuttosto che un altro, non lo so, io dico solo che quando si giocano sempre, ma in modo particolare quando si giocano le grandi sfide, bisogna avere i giocatori forti, i migliori giocatori nelle posizioni giuste.
E quindi insomma hai risposto, diciamo, implicitamente, ma abbiamo ben capito a chi ti riferisci. Però dove si può decidere questa partita? Perché abbiamo due schieramenti, due moduli, lo ripeto, due moduli diversi con un centrocampo molto forte. La Roma gioca molto in velocità, verticalizza molto, è una squadra che cerca subito la porta avversaria, grandi inserimenti da dietro, sia con le ali che con i centrocampisti, e è una squadra anche più fisica rispetto agli altri anni, mentre il Napoli ha questo grande possesso palla, è molto veloce, è fatto benissimo, e con queste ali molto larghe, giocatori offensivi che hanno pazienza anche di gestire bene la palla, e credo che proprio la partita io la vedrei così: Roma veloce, grosse verticalizzazioni, Napoli fare possesso palla e sfiancare la Roma. E quindi speriamo che alla fine il lavoro ai fianchi sortisca l'effetto sperato. Sugli spalti invece che spettacolo ti aspetti? Io l'augurio che mi faccio è quello di... perché purtroppo quando poi non c'è neanche il campionato si vanno sempre a tirare fuori queste polemiche anche abbastanza inutili, futili, che un atteggiamento, una cosa, una frase, essere venuto fuori questa squalifica per San Siro, il territorio, sì, San Siro. Credo che siano tutte cose che, insomma, la gente che ama il calcio, che vive di calcio, che è appassionata di calcio, interessi poco. La gente vuol vedere giocare, vuol vedere i grandi campioni, vuol vedere giocare bene, divertirsi, sperare che la propria squadra vinca. Dunque riparte il campionato e speriamo che i tifosi siano all'altezza dell'evento e che siano naturalmente una grossa festa per tutti, e poi vinca sempre il migliore, come deve essere nella legge dello sport. Ed io saluto subito immediatamente il nostro direttore Antonio Pedrazzuolo, direttamente dalle pendici del Vesuvio, quasi un pomodorino del Piennolo. Ciao Antonio! Che spettacolo ragazzi! Che spettacolo, di la verità. Adesso mi chiederai dei cori razzisti, no, antinapoletani, o no? Come minimo, ti sei lavato col fuoco? No, ma io ho già espresso la mia posizione, poi complice la sosta di campionato ne ho approfittato per andare proprio lì, no, sul Vesuvio, uno spettacolo immenso. Vedere Napoli dal nostro vulcano è qualcosa di straordinario, perché di solito siamo abituati, no, ad ammirare il Vesuvio da Napoli, non il contrario. Ebbene Michele, un gioco di luci fantastico, colori, emozioni, le nostre radici, quindi non ho altro da aggiungere, non intendo sporcare quanto di immenso offre il nostro territorio con ulteriori considerazioni su cori beceri e senza senso. Assolutamente, e quindi bisogna tenere presente, come dicevo prima Antonio, e come diceva anche Oscar Magoni poco fa, che è vero, Napoli ha grandi problemi ma anche delle cose bellissime. Per questo abbiamo parlato anche di questa straordinaria iniziativa del quarto, a cui la nazionale ha reso omaggio questa mattina, e dobbiamo citare anche dei personaggi come il dottor Ardituro, uno dei magistrati più forti e più in prima linea della direzione distrettuale antimafia di Napoli, e poi anche il nostro mitico Diego Chiuzzi, che con la sua associazione Mille Color è sempre vicina a queste iniziative, ma soprattutto sempre pronti a mettere in risalto le cose positive per combattere le cose negative. Nel frattempo Michele ringrazio l'ufficio stampa di Rafa Benitez, che dalla Spagna mi segnala le parole del mister, se vuoi te le leggo. Vai. In tempo reale, proprio approfittando che domani martedì gioca la nazionale dell'Italia contro l'Armenia a San Paolo, in programma di assistere alla partita. Se dovessi andarci sarà la prima volta che vedrò un incontro nel nostro stadio da spettatore, e condividerò gli spalti con i nostri irriducibili, con la nostra tifoseria. Spero di godermi la partita e anche l'atmosfera che offre sempre il San Paolo. La nostra tifoseria mi ha già dimostrato abbastanza in questa stagione quello che significa stare vicini alla squadra in maniera assolutamente incondizionata e trasformarsi in un aiuto per i giocatori e un esempio sportivo fuori casa. Forza, in bocca al lupo al nostro Lorenzo Insigne, che fa parte della lista dei convocati italiani, e come sempre forza Napoli. Firmato Rafa Benitez. Benissimo, grande Rafa, così come caro direttore, io devo dire che dopo aver letto le prime quattro righe dell'editoriale di Rosario Pastore, ho detto no, basta, non posso leggerlo più, perché insomma va
No, mi ha fatto un regalo. I grandi. Ha fatto un gran bel regalo, Michele. Beh, insomma. Io sono cresciuto leggendo, gliel'ho detto anche in privato, i suoi articoli sulla Gazzetta dello Sport. Mai potevo immaginare che un giorno si poter ospitare, no? Una firma come la sua su Napoli Magazine. Quindi sono davvero onorato e mi ha fatto davvero piacere. Poi la rapidità, l'umiltà dei grandi, e, tempo massimo, Michele, mezz'ora ho avuto l'articolo. Ma poi è come Maradona. Ce l'aveva tra le dita, non lo so come ha fatto. Ma poi è come Maradona, la punizione la mette sempre lì nel 7, no? Spettacolo. grande detto, Rosario, detto anche grande che Rosario. Lo disturberemo spesso, ha detto, senza problemi. Così come stiamo preparandolo, diciamo, a beneficio dei nostri amici da casa, un appuntamento musical calcistico in questi giorni, no? Dobbiamo fare un confronto, al quanto pare. Quindi state attenti che sarà un appuntamento molto, molto divertente nei prossimi giorni. Però, fermi tutti, fermi, però. Fermi tutti, alto perché alle 15:30 ogni lunedì scatta l'ora di Tony Azzurri. Buon pomeriggio a Tony Iavarone. Ciao Tony. Ciao Tony. Ciao, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Tony Iavarone, che anche sul suo blog tonyiavarone.it propone argomenti di discussione. Oggi c'è un editoriale di Vittorio Raio, tante considerazioni, caro Tony, ma tra le nazionali, che molte delle quali si sono qualificate ai prossimi mondiali, e ovviamente l'Italia che gioca a Napoli, noi però un pensierino a Roma-Napoli lo facciamo sempre. Beh sì, senz'altro, perché credo che di qui a poco, quando la parentesi della nazionale sarà archiviata, sarà messa nel nostro archivio, noi ci concentreremo non sul Napoli, sul Roma-Napoli, ma ci concentreremo ancora di più su Roma-Napoli, perché diciamo la verità, siamo sintonizzati su quella partita da parecchio, da quando c'è stata la giornata che ha preceduto la sosta, insomma, e quindi sono convinto che anche il Napoli stia facendo altrettanto e che stia lavorando proprio per questo appuntamento, che io credo e spero possa vedere tutti i titolari pronti per quella partita, anche perché se non è ovviamente una partita decisiva, è una partita importante, fondamentale per il prosieguo del campionato. Diciamo è la prima sfida che decide un po' le vere posizioni della classifica. Sappiamo che a dicembre i campionati di calcio solitamente svoltano, cioè si inizia a capire chi può essere la squadra che ha più titoli per essere in quelle posizioni, e questa partita è proprio lì che anticipa la prima geografia della classifica del campionato di calcio. E poi la partita delle partite, perché insomma la prima contro la seconda è una partitissima nel vero senso della parola. In questo momento è la partita scudetto, in questo momento storico, chiaramente. Certo. Se noi vogliamo focalizzare il campionato a quando sarà domenica e ci volessimo fermare a quella classifica, è la partita per il primo posto, insomma, c'è poco da dire. Tony, mi è arrivato un messaggio da parte dell'ufficio stampa poco fa di Rafa Benitez, che ci ha segnalato le dichiarazioni del mister pubblicate sul suo sito ufficiale, dove dice che sta pensando di andare al San Paolo per vedere il suo Lorenzo Insigne da spettatore. Comunque una presenza importante, no, quella di Benitez in tribuna a San Paolo. Lui dice: per la prima volta da spettatore tra i nostri riducibili tifosi. Beh certo, insomma, poi sappiamo che Benitez tra le tante qualità ha quella di volersi presentare bene e volersi far bene da parte del pubblico. Non è che ha, diciamo così, non conosce quelli che sono un po' gli artifici del benvolere, per cui si presenta bene, è molto affabile, ha un bel contatto con i tifosi, ha liberalizzato moltissimo quello che è l'approccio della gente nei confronti della squadra, e quindi questa credo sia un'altra delle sue opere, un altro tassello di questo mosaico di operazione simpatia che sta compiendo nei confronti dei tifosi del Napoli, ma in generale come si sta ricollocando e riproponendo nel campionato italiano dopo la parentesi poco felice dell'Inter, insomma. Poi è un allenatore di grande esperienza, di lunga militanza, di lungo corso, quindi insomma diciamo ci sa fare, sa, oltre che curare la squadra nei particolari, cura bene anche la propria immagine. Beh, questo nel calcio di oggi, che è soprattutto visibilità, non credo che, anzi, è tutt'altro che un difetto, è una qualità, è un pregio.
E tra l'altro, Tony, anche queste decisioni che, alle quali non eravamo veramente abituati, e credo che nel calcio italiano non eravamo per niente abituati, di lasciare liberi i giocatori per 3 giorni, veramente un unicum, credo. Sì, questo sì, così come Benitez ha un modo di preparare le squadre di calcio che si differenzia tantissimo da quello degli altri. Insomma, oggi c'è una bellissima intervista di Gianni Mura sulle pagine di Repubblica proprio a Benitez, e Benitez spiega che per lui l'80% del lavoro è quello che si fa con la palla, mentre il 20% è la palestra. E che, se vogliamo riflettere su questa considerazione di Benitez, su questi dati, su questo numero, è una sorta di controtendenza rispetto al calcio di oggi, o meglio al calcio che ci fanno vedere, che al quale noi assistiamo, che è un calcio molto atletico, molto di corsa, molto fisico, molto giocato proprio sul dispendio delle energie. Benitez sta un po' invertendo quella che è la tendenza ed è anche la forma, diciamo così, attraverso la quale il calcio oggi si presenta. E io credo che sia un fatto molto importante, perché a questo punto viene fuori quella che è la qualità straordinaria di alcuni calciatori, che può essere la tecnica, e che senz'altro consente al calcio di diventare un gioco altamente spettacolare, così come noi l'abbiamo conosciuto quando eravamo ragazzi, quando eravamo giovani. Io ricordo ad esempio questa intervista che ho fatto la settimana scorsa a Ottavio Bianchi, il quale mi diceva che ai nostri tempi, ai tempi di Ottavio Bianchi e anche ai miei, insomma, non nascondiamoci, per passare dagli allievi alla primavera bisognava avere notevoli qualità tecniche, altrimenti si restava lì. Credo che questa rivalutazione dell'aspetto proprio tecnico del gioco del calcio sia importante, che Benitez stia facendo molto bene. Io sono un assertore, io preferisco un trequartista, una mezzala che fa dei numeri con il pallone, piuttosto che un bravo calciatore, ma corridore, ma insomma a questa sorta di maratoneta nei confronti della quale, questa figura nei confronti della quale ci stiamo forse troppo abituando. Tony, invece, per quanto riguarda la sospensione, no, del giudizio voluto dalla Corte di Giustizia della PGC relativamente a Milan Udinese, che si giocherà a porte aperte, cosa ti fa pensare? Noi parliamo, poi alla fine, però, pure se accade qualcosa di sbagliato, giusto cambiare regole, no? Questo è il senso dell'illogico. Ma io della giustizia sportiva da tempo penso poco e male, quindi voglio dire, sei in ottima compagnia. È un giudizio abbastanza tranchant, nel senso che, ovviamente, essendo una cosiddetta giustizia domestica, risponde a dei canoni e a dei principi che sono completamente diversi dalla giustizia con la quale un cittadino ogni giorno ha a che fare, nel senso che questi cambiano le regole in corsa, le modificano, le tolgono, le prendono, le adattano, se non vanno bene le sostituiscono, riescono a cambiare 1000 volte quelli che sono i loro giudizi, i loro pareri, non si pronunciano per favorire magari una decisione già presa. Per certi versi hanno un po', come possiamo dire, ecco, a me certe volte certi giudici, che hanno indubbiamente un grande trascorso, un grande presente in quello che è il campo della giurisprudenza, mi sa che più a Carnelutti si ispirano a Ridolini, insomma, nelle loro sentenze. Ma veramente c'è poco da aggiungere e da commentare. Nel frattempo ti do un altro spunto, Tony, perché così un campione di calcio quale Marek Hamšík decide di andare a assistere alla partita della Juve Caserta di basket al Palamaggio, una parte dei presenti lo fischia. Non so che nesso logico può esserci. Qua siamo davanti, ovviamente siamo sempre, cioè, se viene, fammi capire, Tony, se viene Kobe Bryant o piuttosto che Michael Jordan al San Paolo, no? Noi lo fischiamo? No, ma io credo, no, che ma ci non sia è una questione di Caserta, di Napoli, di Salerno, è proprio cultura, Vicenza, cioè, non so, ragazzi, o di cani catti, insomma. Purtroppo noi, così come tutti i giorni, usciamo di casa e siamo accompagnati nel nostro cammino da persone per bene, da persone poco per bene, siamo comunque costantemente accompagnati dai cretini,
i quali abbondano in ogni latitudine. E purtroppo, insomma, questa volta mi dispiace, perché Caserta ha una grandissima tradizione di basket e i casertani sono degli sportivi eccezionali. Io ho seguito per conto del mio giornale quella che è stata la grande epopea della Juve Caserta, di personaggi Gentile, Esposito, l'indimenticabile Oscar Smith, Esposito, i ragazzi di Caserta che sono stati grandi non solo in Italia a Caserta ma in Europa. Pensate a Nando Gentile e pensate a quanto ha prodotto, diciamo così, anche da un punto di vista del DNA genealogico, la stirpe dei Gentile, insomma. Purtroppo è così, c'è poco da fare. Così come possiamo dire, prendiamo il caffè ogni giorno e magari ne prendiamo qualcuno in più, purtroppo incrociamo dei cretini e ne incrociamo qualcuno in più. Ma nel frattempo, no, con queste nazionali che già si sono qualificate, ma non ce li posso rimandare prima indietro, Tony, no? Mi riferisco sempre agli credo che comunque il Napoli sotto questo punto di vista abbia fatto un buon lavoro in campo internazionale. Credo che gli svizzeri, adesso non so com'è la situazione, ma se nel caso c'entrano la qualificazione o se hanno già centrato la qualificazione possono tornare senz'altro prima. Il problema del Napoli sono i viaggi intercontinentali, però stavolta impegnati oltre continente ci sono c'è Armero, c'è Fernandez, insomma, anche se poi ci dovessimo farli vederli in ritardo, non credo che questo potrebbe cambiare quella che è la decisione della formazione che ha in mente Benitez. Piuttosto mi preoccupa molto la situazione di due infortunati, Albiol e Higuain, che se per Higuain pare che le cose si stiano mettendo bene, non si stanno mettendo bene invece per Albiol, perché credo sia ancora l'unico dubbio reale è quello di Raul Albiol, poi per il resto siamo abbastanza e sappiamo fiduciosi. Come è importante in una squadra quella che si chiama l'ossatura, cominciando dal portiere, passando per il primo difensore, per il centrocampo e per l'attacco. E abbiamo letto nelle formazioni del Napoli molto chiaramente che Albiol è un punto di riferimento. Stavolta però io voglio essere certo e convinto che tocchi a Paolo Cannavaro, perché se è così mi dispiace per Albiol, però un sospiro di sollievo lo faccio tranquillamente. E come sempre lunedì, che è una giornata molto faticosa, perché ho visto una sfaticata. No, è una guarda, vergogna. Il lunedì è sempre la giornata più faticosa e oggi ho visto su Facebook una fotografia bellissima che riproduce sempre quella famosa copertina dei Beatles, tutte e quattro che attraversano la strada. I Beatles il lunedì mattina, tutte e quattro curvi, già curvi per la fatica, un po' annoiati, ed è veramente la Ma foto che rende. Tu devi dare una carica a chi ci ascolta. Perciò era la premessa. E allora, noi cosa abbiamo pensato? A un finale super, veramente pieno di energia della trasmissione del lunedì, perché? Perché partiamo con, caro Antonio, con l'immenso Biagio Izzo. Ciao Biagio. Ragazzi, ma non state esagerando un po' troppo nelle presentazioni? La gente dice, ma chi è il succede? Grazie sempre, mi voglio bene, grazie sempre. Facciamo pezzi che sto lavorando, fate le divido del posto di lavoro. Biagio, ragazzi, che è sul set, quindi l'abbiamo rubato proprio. Dal lavoro, dalle scene. Sì. Possiamo sì. svelare anche quale set oppure no? No, non possiamo svelare niente, ragazzi. Ecco, allora, perfetto, parliamo di calcio, parliamo di Napoli, Biagio, perché il Napoli si appresta a questa maxi sfida venerdì prossimo contro la Roma. Cosa dobbiamo attenderci? Che dobbiamo attenderci? Noi ci attendiamo da tifosi, sicuramente una vittoria dominata, bella, tranquilla, però dal dire e fare c'è di mezzo la Roma, praticamente sarà difficile. La Roma in questo momento è in ottima forma, tutto gli va bene, viaggiano sull'onda dell'entusiasmo, non hanno neanche mai pareggiato una partita, hanno preso un solo gol, hanno fatto più di 20, insomma, ragazzi, è una squadra che sta dimostrando, almeno in questo momento, questo periodo del campionato, di essere forse la vera pretendente a, insomma, lo scudetto, a lottare per il vertice. E sarà tosto, sarà dura, e ci auguriamo che il Napoli possa fare una bella partita alla Napoli, alla Benitez, perché sono convinto che Benitez è un suo intelligente, è uno che conosce il calcio e sa come impostare la squadra contro questa Roma molto molto forte, devo dire la verità. Biagio, tra l'altro, però è bello in questo periodo in cui si parla tanto di razzismo territoriale, di discriminazione territoriale, che la sfida
scudetto sia tra una squadra del centro e una squadra del sud. Diciamo, il vecchio derby del sud diventa sfida scudetto. Ma finalmente, devo dire la verità, che per anni il nord ha dominato, però vediamo, se noi facciamo questi discorsi poi ci cadiamo anche noi in questa cosa, il nord, il sud, siamo tutti italiani, però giustamente forse, visto il momento che stiamo vivendo, qua ingiurie, epiteti, eccetera, forse è bene sottolinearlo, due squadre del sud, centro-sud, se vogliamo, che ai vertici del campionato, che dominano alla grande, e questo veramente ci riempie di gioia, finalmente parliamo di squadre del centro-sud al vertice, squadre che con un pubblico straordinario, sia Napoli che Roma, questo ci devono dare atto che abbiamo dei pubblici straordinari, dove non succedono quelle cose che succedono altrove. Assolutamente d'accordo. Vero, vero, perfettamente d'accordo. Però devo dire, caro Biagio, io complice anche la sosta di campionato, me ne sono andato proprio sul Vesuvio, no? Perché poi l'attaccano sempre questo Vesuvio, il Vesuvio qua, il Vesuvio là. Mandate, sì, ma hanno voglia di fare una passeggiata. Hanno voglia di Lucamo, Vesuvi non è rutta. Non è sì, rutta. Però Antonio si è lavato con il fuoco. No, da lì sopra ho respirato a pieni polmoni. Poi davvero sono stato fortunato perché c'era un'atmosfera straordinaria, una giornata soleggiata. E quindi invito tutti questi signori che si divertono di tanto in tanto, no, mandatevi a fare una passeggiata da lì sopra, poi dopo ne riparliamo, caro Biagio. vabbè, ma sicuramente conoscono la bellezza, lo fanno benissimo, di cos'è il Vesuvio, che rappresenta per noi la bellezza di questa meravigliosa montagna. Però io dico che è sempre stato, cioè, è sempre esistito lo spottomo, quello buono, quello che non salta, che ne so, spottomo del genere abbiamo visti tantissimi, e quando si va oltre, quando diventa razzismo, quello che non mi piace, onestamente. Poi lo spotto ci sta tra amici, ci sta anche sui campetti di calcio, a calcetto tra di noi, lo spotto c'è ovunque, dovunque, però quando si va nel pesante, quando lo si fa poi per offendere, quella è una cosa che andrebbe condannata. E allora me lo fai uno spotto ironico al capitano che non sta sbagliando nulla della Roma, Francesco Totti, cosa gli diciamo? E sì, lì, cioè no, e tu no. No, è incredibile. Ma ci fermo mai, 37 anni, cioè, dobbiamo riconoscerlo, ragazzi, è inutile che sicuramente, però è un grande, ha un'intelligenza quando gioca, è straordinario, mi piace tantissimo. Forse è uno dei punti forti della Roma, proprio avere un Totti in queste condizioni, e consiglierei a Prandelli, se a giugno Totti in queste condizioni, di portarlo comunque in nazionale, potrebbe servire. Benissimo, allora io libero il grande Biagio Rizzo. Biagio, poi speriamo però la settimana prossima di poter parlare di un risultato, dico, positivo, nient'altro. No, speriamo, noi amma parlare, non ci mischi, amma parlare, come minimo ma parliamo 2-0 per la Gracetti, ok? 2-0 ovviamente, 0-2. Anche perché io ho un sacco di amici a Roma e non tutti. Biagio, 0-2, non parliamo di spotto, non voglio neanche pensare. Un abbraccio, grande Biagio Rizzo. Ciao ragazzi, Biagio. Buon lavoro, buona giornata. Grazie Biagio. E diamo, Michele, subito il buon pomeriggio alla nostra cara Marica Fruscio, perché cara Marica, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Ciao. Io stavo leggendo poco fa il TG.com. Sì. Ecco, c'è una notizia che così mi ha fatto sobbalzare. Sì, vi lascerò un po' di stucco. Allora, nelle ultime, diciamo, gli ultimi giorni, gli ultimi mesi, si è vociferato, insomma, questi spogliarelli e tutto quanto, no? E siccome che io sono un po' il bastian contrario, quello che vuole andare controcorrente, io non ho deciso di spogliarmi effettivamente, ma ho deciso di vestirmi, però dove? Non a Napoli, dove comunque so che insomma tutti sono tifosi più o meno del Napoli, sono tutti simpatizzanti, sono tutti quello che vuoi, quindi sarebbe una cosa molto scontata farlo su una piazza così florida. Io invece ho deciso di vestirmi da una situazione un po' di déjà vu a San Siro, quindi vorrei piegare tutte quelle che sono le tifoserie avversarie, scusami, alla magnificenza azzurra, quindi in questo caso alla
che a me i nazionali si chiederanno a me, no, permettimi di dire ai tifosi del Milan che ciorta, diciamo, a Napoli, che fortuna, no? Sì, no, perché ti ripeto, il mio non sarà uno spogliarello, sarà invece un qualcosa di simpatico. Beh, dove io mi vestirò fino ad arrivare appunto completamente vestita da una situazione abbastanza spogliata, quindi con tanto di guanti, cappello e sciarpa, proprio davanti allo stadio San Siro. Quindi ma arrivare hai scelto, lì. Hai scelto la data? La data naturalmente se il Napoli vince lo scudetto, ecco, questo è tutto un se, ecco, non c'è niente di preciso, però caso lo dovesse vincere, speriamo tutti che sia così, il mio obiettivo è proprio quello di piegare le tifoserie avversarie davanti a Marika Fruscio, che comunque a Milano in questo caso rappresenta la voce, la tifoseria partenopea, quindi mi ha riallacciato proprio quella che... No, dico, durante una trasmissione TV oppure in qualche luogo della città? No. Ci sarà un'esclusiva che io darò naturalmente a delle TV che verranno a riprendere il tutto. Questo sarà una cosa che farà parlare, perché comunque io piegherò veramente tutti i tifosi degli avversari, perché a Milano farò proprio un comizio per gli avversari. Bene, che in questo caso dovranno veramente piegarsi in caso appunto di vittoria del Napoli dello scudetto. E questa è una cosa che mi piace sottolineare, perché non è uno spogliarello, è un vestirsi, cioè il fatto di riacquistare, il Napoli riacquista tutto quello che gli è stato tolto in questi anni, e quindi io mi vestirò proprio per come simbolo, diciamo, di riconquista dei titoli che ci hanno praticamente, tra virgolette, rubato. Quindi questa sarà una cosa carina e che comunque va un po' controcorrente rispetto a quello che poi vogliono fare tutte, che è quello di mettersi in esabie. Io arrivo lì, ma comunque mi vesto. È tutta una cosa al contrario. Dovendo dare un titolo, che devo dire, che Marika Fruscio si veste a San Siro? Si veste a San Siro, esattamente, qua il TGCOM, insomma, Marika strip a San Siro, che non è uno strip, ma se voi leggete l'articolo che ha pubblicato il TGCOM 24 oggi, c'è la descrizione e comunque il mio obiettivo rispetto a questo evento che naturalmente in caso di scudetto del Napoli ci sarà. E ho scelto San Siro perché è la culla, tra virgolette, sia del Milan che dell'Inter, quindi delle nostre, praticamente più, le nostre avversarie, insomma, quelle che ci stanno col fiato sul collo. Manca la Juve, ma ci sto pensando perché una tappetta a Torino la vorrei pure fare. Potresti fare un tour per gli stadi, tipo in Negramaro, solo che invece vai negli stadi. Però ti ripeto, il mio obiettivo non è quello di spogliarmi, in questo caso è quello di vestirmi, quindi tutto il contrario, anche perché comunque... No, dico, sicuramente inedita come cosa, quindi... Una cosa simpatica, naturalmente questa è una, diciamo, è una parodia quella che voglio fare, cioè il fatto che comunque Marika, tra virgolette il Napoli, si veste di tutti i titoli che ci sono stati tolti, che comunque stiamo riacquistando veramente anche grande prestigio, non solo in Italia ma anche comunque in Europa. Quindi questa è una cosa simpatica, carina, che va controcorrente rispetto a tutti questi pseudo poveri, se posso anche dirlo, spogliarelli che si stanno vociferando. E fai anche, dico, un servizio al sesso femminile, Marika, perché per carità le attrici, le showgirl hanno tanti modi per farsi apprezzare in nature, ma nel caso veramente di questi spogliarelli per gli scudetti davvero non se ne può più e quindi sì, ridai anche dignità alle donne. Posso sì, no, il fatto di vestirmi di tutto punto, quindi ti fa capire anche, quindi compreso sciarpa, cappelli, insomma, quindi proprio un vero e proprio Babbo Natale poi alla fine sarò, anche perché Milano fa freddo, insomma, quindi bisogna un attimino. Vabbè, però a maggio farà caldo. Effettivamente. Vabbè, no, mica tanto, noi abbiamo avuto veramente una brutta stagione fino a giugno, faceva freddo fino a giugno qua a Milano, quindi insomma, con questo tempo un po' pazzo non si sa mai. Comunque io sono una ragazza previdente, per cui insomma, sempre noi prevenire che curare, per cui questo sarà un andare controcorrente a quello che è appunto il discorso spogliarello, il discorso un po' comune che comunque io ho già fatto, quindi non posso, non mi sono tolta anche questo tastolino nella scarpa senza nessun rimpianto, e l'ho fatto perché volevo, perché mi piaceva, perché
perché me la sentivo, insomma. Marica, ma Roma-Napoli invece come finirà? Roma-Napoli stiamo tutti aspettando, siamo tutti, io farò la diretta naturalmente su 7 Gold con una serie di personaggi appunto legati al mondo della Roma, oltretutto presenti anche in studio Corno, Crudeli, insomma tutti i pilastri di 7 Gold, e sarà una sfida, la sfida del sud praticamente, quindi le due squadre che si stanno comunque, che stanno sgomitando ai vertici della classifica e sono fortunatamente, e io sono molto contenta di questo, che sono squadre del sud, per cui sarà un bel duello, insomma la sfida all'ultimo tiro, ecco, questo mi fa piacere perché comunque sono due belle squadre, la Roma si sta facendo valere molto bene in campionato e il Napoli non solo in campionato e anche a livello europeo, quindi insomma è tutta una sfida da gustare, anche perché il calcio è bello anche così, vedere due squadre comunque belle, con un bel gioco pulito, un gioco regolare, che si sfidano fino, insomma, per ottenere dei grandi risultati. Quindi io sono contenta che siano proprio Napoli e Roma, questo derby del sud, insomma. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.